Channel in studio con Tommaso Chieffi, uno dei velisti più eclettici della vela italiana, vela che si distingue principalmente nelle regate inshore, quindi quelle sotto costa, quelle tra le boe di fatto, e quelle d'altura, quindi offshore in inglese. Tu hai eccelso in entrambe le categorie, come vediamo qua, questa medaglia brillantissima che in pochissimi possono sfoggiare al collo, è per il mondiale vinto con tuo fratello nel 470, mondiale vinto nelle acque di casa, tra l'altro, sì, vero? A Carrara, eravamo andati molto vicini all'europeo che correvamo in Istria e ci siamo riusciti poi finalmente a Carrara a coronare questo sogno che c'era sfuggito 4 anni prima. Sì. Tommaso Questo Enrico invece Chieffi. È il trofeo per la Volvo Race, il Giro del Mondo. Per il Volvo Race nel 2006, era più o meno il giorno del mio compleanno, mi chiamò il mio amico olandese e mi disse che cosa fai domani, io dissi in che senso, dice no perché ci sarebbe da venire qua a fare, il mio amico olandese, scusate, prima avevo un vuoto di memoria, Roy Einer, medaglia alle Olimpiadi, e mi disse perché ci sarebbe da dare una mano ai ragazzi che stanno facendo il giro del mondo perché le regate inshore non vanno fortissimo. E quindi partì il giorno dopo per Cape Town, feci tutto il Natale, il Capodanno giù a Cape Town e ci aggiudicammo la prima regata, poi abbiamo vinto tutte e cinque le regate tranne una a cui abbiamo partecipato e ho contribuito Che bello. alla vittoria in Ma torniamo al 470 con tuo fratello Enrico. Le classi olimpiche sono l'emblema delle regate inshore tra le boe, che poi si sviluppano invece anche su barche più grandi. Quindi 4 anni di campagna olimpica con tuo fratello, voi ne avete fatti anche di più perché sono state due le campagne olimpiche per voi. Grande impegno, grande dedizione. Quest'anno a Marsiglia le regate. Quest'anno in Europa. Sì. Quest'anno a Marsiglia, Parigi 2024, sede a mare, Marsiglia. Avrei preferito La Rochelle, però siamo a Marsiglia, vabbè, Mediterraneo. Tommaso, un velista, cosa deve mettere nelle due realtà, quindi tra le boe e invece in altura? Allora, io le ho fatte tutte e due, alternandole anche abbastanza di frequente. Un errore che fa sicuramente chi si avvicina all'offshore è voler fare l'offshore come uno sprint, come una gara che dura dopo poco tempo, invece non è così, devi trovare i tuoi tempi, i tuoi ritmi e quindi diciamo l'offshore assomiglia più a una maratona, la regata tra le boe ai 100 metri. Però tutte quelle che sono esperienze maturate nel campo delle barche piccole mi sono servite nelle regate d'altura e una cosa a cui ho ragionato poi con il tempo, è che una regata d'altura in un certo senso è come se fosse un triangolo, una regata che fai tra le boe, solo Più più grande. grande, Quindi alla esattamente. fine c'è una tecnica Sì, comune, no? c'è una tecnica comune in un certo La senso. ricerca della velocità, anche del mezzo, probabilmente passa La ricerca della velocità è sempre. costante in ogni competizione sportiva che preveda appunto un mezzo tecnico come la barca a vela. Per quanto riguarda invece la tattica e la strategia, che spesso appunto vengono diversificate perché la tattica è più barca su barca, la strategia è più a lungo termine, quelli che sono i concetti di strategia, se tu espandi il campo di regata che normalmente è 2-3 miglia, lo espandi a 200 miglia, 300 Al miglia, Tirreno, per esempio. puoi fare gli stessi ragionamenti su una scala maggiore. Senti, Tommaso, parliamo di grande altura. Il Mediterraneo offre 3-4 regate molto importanti, la Giraglia, la Middle Sea Race, adesso sta nascendo la Aegean attraverso le isole dell'Egeo, che pare essere veramente spettacolare. La Middle Sea Race, la Tre Golfi, ne abbiamo, eh? Esattamente. E qual è la differenza tra queste e quelle che invece sono fuori dal Mediterraneo? Beh, immagino che fuori dal Mediterraneo tu lavori molto di più con i sistemi meteorologici e in Mediterraneo ragioni più con l'orografia E le e brezze. le brezze, quelli che sono i sistemi locali determinati appunto dall'orografia circostante. Quindi
è un diverso approccio, ma poi alla fine quelli che sono i ragionamenti sono più o meno sempre gli stessi. Mediterraneo anche mi dà l'idea di essere più una cosa più tranquilla, fuori dalle colonne d'Ercole è un po' più rough. Può essere. Allora guarda, io ho fatto un trasferimento per trasferimento del vecchio Maisong, il 130 piedi, partivamo dalla Liguria, stavamo andando a Lanzarote. Siamo partiti subito dopo il grande fortunale che aveva distrutto il porticciolo di Rapallo Carlo Riva e siamo partiti con delle nuvole bassissime. Dopo un po' queste nuvole sono andate via, erano veramente molto basse, molto minacciose. Siamo entrati nel Golfo del Leone e nel Golfo del Leone abbiamo iniziato ad avere vento di prua e onda, sempre più onda, sempre più onda. A un certo punto con una barca di 130 piedi ci siamo dovuti fermare perché abbiamo staccato il parafulmine in testa d'albero, insomma abbiamo avuto delle difficoltà a navigare con una barca che poi ha fatto l'Atlantico in sicurezza. Senti, Tommaso, quante volte hai fatto la giraglia? Non ricordo. Tante. Allora, è venuto in mente anche a me, anche perché Golfo del Leone e Maestrale spesso... Però vi posso dire una cosa, ho vinto la prima che ho fatto ed è stata l'unica. Con che barca eri? Ero col Moro di Venezia 2. Ero giovanissimo, avevo 22 anni, Gary Wiseman era il tattico, fui chiamato a timonare questa barca, ricordo che passammo di notte la giraglia, poi arrivò un groppo di vento da grecale forte, secondo me più di 30 nodi, perché la barca era proprio... A proposito del Mediterraneo, sdraiata, mi ricordo Massarini, non mi ricordo se era Paolo, insomma uno dei fratelli Massarini che uscì con una tenaglia, perché all'epoca le scotte erano d'acciaio, tagliò questa scotta, la barca si raddrizzò, ci mettemmo in poppa e ricordo Stefano Maida che andò a prua assieme a altri compagni per ammainare il Genoa, io ero 22enne al timone in questa notte buissima che diceva se questi muoiono è colpa mia. E poi invece andò bene perché evidentemente questo groppo di vento lo prendemmo noi prima degli altri e riuscimmo a vincere la mia prima e unica nel giraglia. Nel giugno 23, 70esima edizione della giraglia, un evento importante, una tradizione dello Yacht Club italiano. Con lo Yacht Club de France, infatti è nata proprio per unire i due paesi vicini dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo gli scontri della Seconda Guerra Mondiale, una regata che ha visto piccole differenze, ci sono state le regate costiere, ci sono state le regate di avvicinamento, ma che di fatto il percorso principale non è mai cambiato in questi 70 anni. Parte da Saint-Tropez, meravigliosa località della costiera francese, gira intorno al mitico scoglio della Giraglia davanti al dito della Corsica per arrivare a Genova. Le difficoltà sono le solite, cambiano negli anni, però più o meno sono le solite, quindi si può trovare vento nell'avvicinamento alla Corsica e nell'allontanamento dalla Corsica e poi ci sono le temutissime bonacce del Golfo di Genova. Io un anno navigavo, vento da... non mi ricordo, penso scirocco 20 nodi, e a un certo punto Mongelli, che era il navigatore, dice là davanti a Genova c'è una lente di bonaccia. Io ho detto ma non dire stupidaggini, sono 20 nodi, e in effetti c'era la lente. Bonaccia. E guardiamo il servizio sui 70 anni della giraglia. Benvenuti alla Rolex Giraglia 2023, 70esima edizione. Buongiorno, io e Rachele Vitello siamo qua da Saint-Tropez per raccontarvi una delle regate più belle di tutto il Mediterraneo, giorno dopo giorno, regata dopo regata. Regata dopo regata sì, perché questa è la 70esima edizione della regata lunga, quella che da Saint-Tropez porterà le 180 barche iscritte a Genova passando per lo scoglio della Giraglia. Ma dal 1998, da che la società svizzera di orologi Rolex si è associato a questa regata, che è la più antica del Mediterraneo, la più antica offshore race del Mediterraneo, ha aggiunto questo pezzettino simpatico che sono le regate inshore. E anche da quest'anno, da qualche anno in verità, c'è anche quella che si chiama Link Regata, cioè quella che porta le barche iscritte dall'Italia alla Francia. E quindi quest'anno era da Sanremo a Saint-Tropez, 50 miglia a cui hanno partecipato 50 barche. Vediamo com'è andata. Andiamo a vederla. L'edizione 2023 della Link Regata, quella che collega Sanremo a Saint-Tropez, è iniziata alla mezzanotte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno.
Una leggera brezza ha accompagnato le 50 imbarcazioni durante la prima ora del percorso, lungo 50 miglia. Nelle prime ore di sabato, una brezza leggera ha iniziato ad entrare dal largo, incrementando fino a 6-8 nodi. Le imbarcazioni, che hanno scelto la sinistra del percorso, hanno guadagnato margine sul resto della flotta, arrivando sulla linea del traguardo per primi. Il vincitore dell'evento nella flotta ORC è la barca italiana Aurora. Abbiamo fatto la scelta consapevole già dall'inizio, vedendo le previsioni meteo, di rimanere un po' al largo. Aspettavamo l'aria da sinistra che è entrato e quando è arrivata l'aria da sinistra abbiamo capito che avevamo buone chance. Navigavamo con Elo 2, che è una barca dello Yacht Club italiano, dove ci sono su tutti i giovani derivisti del club e quindi iniziano, diciamo, la vela d'altura e mi hanno scelto come vecchio maestro. Abbiamo subito uno stop al largo di Cannes, che quello ha compromesso un po' la nostra classifica. Anche un piccolo errore tattico che ho fatto io, e mi sono tenuto più al largo e in realtà il vento è entrato prima in costa, quindi siamo stati raggiunti un po' dalla flotta che c'era dietro e non siamo riusciti a pagarci il compenso. Però insomma siamo contenti, abbiamo fatto secondi di classe e terzi overall, quindi è un buon risultato. Da quel giorno in cui i partenti della prima edizione erano neanche due decine, all'edizione di oggi che conta più di 180 imbarcazioni, è passata tantissimo, tantissimo tempo, tantissima esperienza. La Giraglia ha seguito nel corso di questi 70 anni quello che è stato lo sviluppo della navigazione d'altura. Prima, perché era una vera e propria navigazione, nel senso che all'inizio erano proprio equipaggi molto anche raccogliettici, tutti familiari, barche da crociera, poi mano a mano con lo sviluppo dei sistemi di classificazione di compenso internazionali, ovviamente la Giraglia è stata un banco di prova per tutte queste nuove barche disegnate in base ai compensi per cercare di arrivare primi, perché poi alla fine chi regata vuole arrivare primo. Tutti dicono ma io partecipo, ma poi ti tengono ad arrivare primo. Dietro di noi il campo di regata dove hanno avuto luogo le regate inshore. Più di 180 imbarcazioni che si sono date tanto filo da torcere per portarsi a casa il primo trofeo della Rolex Giraglia 2023. Di queste oltre 180 imbarcazioni, ben 31 sono dei maxi yacht, quindi sopra i 25 metri. Loro hanno avuto delle regate diverse, chiaramente dalle più piccole, se piccole si possono definire, e hanno, in una giornata nello specifico, hanno fatto regate a bastone davanti alla spiaggia di Pampelon, famosissima spiaggia di Saint-Tropez. Le altre hanno principalmente fatto regate costiere tra le meraviglie della costa del sud della Francia. Fantastico vedere su questo lungo lato di Bolina, vedere queste barche di 100 piedi far virare, controvirare, e se uno non vedeva quanti piccoli erano gli equipaggi a bordo, gli sembrava di vedere una barca normale, non una barca di 100 piedi. E devo dire che sono rimasto sinceramente ammirato dalla capacità di manovra, cioè, a parte le virate, le issate di Genna, che le strambate che sono sempre impegnative, anche su barche molto più tranquille, non so, di 12-13 metri, sono veramente bravissimi, veramente bravissimi. Si chiudono così tre giorni di fantastiche regate nella meravigliosa Saint-Tropez. Ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, abbiamo visto regate a bastone, abbiamo visto regate costiere, feste meravigliose, premiazioni tutti i giorni, ma adesso... È arrivato il grande momento, sta per partire ufficialmente la lunga della Rolex Giraglia edizione 2023, la 70ª edizione, e noi, come sempre, vi portiamo a bordo, perché la faremo anche noi, ma mi devo andare a cambiare prima. E allora, buona regata. Grazie Rack, ciao! La regata lunga, la cosiddetta offshore della Giraglia, della Rolex Giraglia, è nata nel 1952
c'era la volontà da parte delle autorità veliche della Francia e italiane di trovare una regata lunga, impegnativa nel Mediterraneo. Fu nominata una commissione che era costituita da Beppe Croce, che era segretario generale allora dello Yacht Club italiano, poi ne divenne presidente, da René Levanville, che era il presidente del Yacht Club de France, e da Franco Gavagnin, che era presidente del Yacht Club San Remo. E alla fine venne fuori questo percorso, il primo percorso, che fu da Cannes a Roccia della Giraglia con arrivo a San Remo. La Giraglia, diciamo, è un mito. La Giraglia è un mito, nel senso che tutti vogliono partecipare alla Giraglia, è una regata impegnativa con 260 miglia, è una prova bellissima, è un mare favoloso dove si possono incontrare le balene, cosa che ci è successa. Io l'ho fatta 3 volte e ti può dare grandi soddisfazioni e anche grandi delusioni, e tutto dipende dal vento che si trova. Comunque è entusiasmante vedere partire 200 barche da Saint-Tropez a raggiungere Genova. Recap della giornata, che cosa è successo oggi? Siamo partiti a mezzogiorno precisi. Siamo arrivati alla prima boa dopo un pochino, bollinato tanto. Poi a un certo punto ci ha mandato tutti sotto coperta, quindi non ti posso dire. Non sappiamo come siamo arrivati alla prima ribollina, però vabbè. No, guarda che si sta da Dio qua. Le barzellette ne sono una bella. Ciao Marci, ciao Pontre. Siamo stati bravi a districarci subito nelle fasi subito successive, quindi alla fine dopo circa mezz'ora eravamo praticamente davanti a tutta la nostra curva. 93, 95, 92 se serve, qualcosa del genere. Se funziona così non siamo messi male. Vediamo l'ora di girare la 70esima giraglia. E siamo al top, siamo. Stiamo andando bene, sono contento. Oh, ragazzi, se il comandante è contento, tutti contenti. Dobbiamo camminare forte la notte, che nella notte si vedono i veri top player. E all'alba, ragazzi, caffè, cappuccino e brioche alla giraglia. Ragazzi, che giornata meravigliosa. Oggi una giornata meravigliosa. Vedendo un bel tramonto spettacolare. Finisce così e mi sa che ci si vede domani. Sono le 4:30 della prima notte, siamo arrivati finalmente allo scoglio della Giraglia. Che sonno. Buongiorno, buongiorno. Non è proprio l'alba che ci aspettavamo. Non è l'alba che ci aspettavamo. Com'è? Siamo qua in una bolla di bonaccia, tutti insieme, raggruppati, solo 2 barche. Sono riuscito a prendere un refolo e sono andato avanti. Io ti dico, non ho timone. Sto cercando di tenere sulla prua, ma ho tutto perso. La nostra regata riparte. Una nuova partenza. In tutto questo, stanotte ci è successa un'altra piccola cosettina. Sì, il Co-Zero si è aperto. Quindi adesso decideremo, in base all'intensità che troviamo, se utilizzarlo o se sforzarci di andare avanti col fiocco. Che non è la vela giusta, ma facciamo quello che si può. La mitica Giraglia. Adesso sta entrando un goccino di vento. Sono già le 5:15.
Passare sotto la giraglia è sempre una roba bellissima. Sì, è sempre difficilissimo. Sempre un casino pazzesco. Poi tiratela avanti e veloci a darmela dall'altra parte. Più di qua. Bel lavoro ragazzi! Bene, molto bene, una bella giornata, sole e adesso abbiamo agganciato un bel vento sui 9 nodi. Oh, questa è una bellissima notizia! Ci asciughiamo dall'umidità della notte. Sta andando bene, buon feeling, tanta speranza che le scelte strategiche possono portare a un buon risultato. Siamo qua che lottiamo sempre per il nostro piccolo podio di classe, quindi siamo qua in lotta. Ma fino all'ultimo è completamente aperta la situazione, cioè da destra e da sinistra gli avversari che viaggiano bene. Noi siamo al centro, per cui vedremo. Le previsioni ci dicono che entrerà un'area da ponente. Siamo qua pronti ad aspettarlo, sappiamo che però la regata non è finita perché davanti a Genova con un altro terno a lotto. Cambia tutto, una terza regata. Giova, sono le due, momento drastico. Siamo in questa situazione e nell'oblio, non c'è niente. Ascolta, già che non c'è vento, prendiamo la palla al balzo per rimediare i problemi stanotte. Così avremo un code nuovo. E vai, cerchiamo di fare un art attack e vediamo cosa si riesce a fare. Ci proviamo. Però oh, il lavoro è andato bene, eh? Benissimo. Ma nessuno sta più facendo i adesso turni, è nuovo il Cozziro. Possiamo farci altri 18 anni. Per me possiamo anche prepararlo su perché sta arrivando, qualcosa là fuori. Che cosa prepararlo? Il code, lasciarlo pronto. Ragazzi. 4 e un quarto di giovedì 15. Si riparte. Yuhu! Ora si viaggia, eh? Si viaggia bene, fantastico. Questa l'avevi chiamata, eh? Quando abbiamo toccato? Mi sembra 16, direi. Al top del top. Al top del top. Sto giro top del top. Credo che andrà a calare, purtroppo. Per ora, però, ce la godiamo. Per ora, velocissimo. Il meteo scala grande. Sì. Vedono che resta questo ponente. Quante volte l'hai visto il ponente a Genova? Una volta in 30 anni forse. Fammela venire. Vai. Contro scossa, mosso. Stiamo arrivando. Ma sei gasato? La bombazza. Tiriamo le somme? Bene, siamo contenti, stiamo arrivando alle 8 l'ora di cena, quindi già siamo contenti. Meraviglioso. Quasi 240 miglia. Quasi, 239,3. Allora, arriva Genova ragazzi. Gasato? Gasati neri. Oh, tra pochi metri, eh. Pochi metri. Ancora pochi metri. Siamo davanti al posto più bello d'Italia, in Priaruggia. Poche centinaia di metri dall'arrivo, 32 ore di regata. Basta, oh, sei contento? Ora guarda che meraviglia, guarda che meraviglia, guarda la lanterna là! S-
sono le 8:30, abbiamo tagliato il traguardo e questa è stata la nostra 70esima edizione della Rolex Giraglia 2023. Rimane solo una cosa da fare. Venite 102 e al grano i bip, urrà! I bip, urrà! I bip! Un attimo, ma chi ha vinto la 70esima edizione della Rolex Giraglia 2023? Beh, quest'anno il trofeo timone ruota dentata se lo porta a casa il TP52 Red Bandit col suo armatore Carl Peter Foster. Una 70esima edizione meravigliosa. It's a very emotional race. It's the race you would like to win in the Mediterranean. Perhaps next to Middle Sea Race. Those are the two races you definitely want to win if you're sailing long distance in the Mediterranean. And now the 70th edition, such a strong fleet of competitors. I mean, amazingly strong fleet of competitors. And we made it. We still can't fully believe it. We still have to understand what we have done. It will take a few days before we fully understand what we have done.